stavamo scherzando prima, non chiudiamo ancora, assolutamente no. Sì, no, ti sarebbe piaciuto, ma noi siamo ancora qui per te. Eccellente. Per te che ti chiami? La Paglia Claudio. La Paglia Claudio. Tutto. Tutta una parola. Tutta una parola. Perfetto. Quindi va bene come nickname, va bene anche come sì, nome. Va bene tutto, va bene tutto. Perfetto, anche tu di Cameri? Anche io di Cameri, esatto. Insieme a Matteo. Insieme a Matteo. Insieme a Matteo. Siamo un duo. Quindi la Paglia Claudio. La Paglia Claudio. Parlaci di te. Niente, sono un ragazzo molto simpatico, spero di poter in futuro andare a lavorare in una radio, perché penso di dare il meglio sia in una radio che anche comunque in televisione, adesso poi vediamo, valutiamo un attimino. E niente, oltre ad essere simpatico le battute mi vengono al volo, quindi... Faccene una. Una battuta al volo, è la città più leggera del mondo, Philadelphia Light. Mi è venuta questa, non è venuto nient'altro. Vai avanti, va. Niente, dai, allora comunque spero di poter partecipare, poter dare la mia simpatia anche agli altri, tralasciando la battuta che ho fatto prima comunque, era particolare. E va bene, dai, niente, sì. Ragazzo molto simpatico, dolce in alcuni momenti, estremamente bastardo in altri, però sempre bastardo simpatico, dai, non c'è niente. Benissimo, allora... Televisione online. Televisione online, tanti format, tante trasmissioni, tanti programmi, a te cosa piacerebbe fare? Una radio, non mi viene radio perché ho scritto prima radio, una televisione dove posso parlare di quello che voglio, ovviamente con dovuti rispetti diciamo, portare a conoscere, far conoscere agli altri soft air come sport assieme al mio collega, e far capire comunque il bene e il male di questo mondo, cercare di far capire a chi ci ascolta, a chi ci vede, cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare, e far svegliare un po' tutti, svegliare gli italiani, fargli svegliare, perché ha bisogno di qualcosa di fargli svegliare. Perché Beppe Grillo non basta mandandoli a fanculo tutti? No, perché si limita secondo me a mandare a fanculo troppa gente. C'è proprio da dire, perfetto. Esatto, no, c'è da far capire agli italiani un paio di cosette e dopo questo vediamo se si sveglia o meno. Facciamo una cosa, dimmi. Anche a te dico la stessa cosa che ho detto prima a Matteo, sì. Non ti scelgo io, non ti sceglie lui, ti esatto. Sceglie il pubblico da casa. Speriamo. Ok, allora fatti uno spot. Perché dovranno cliccare sul tuo nome? Niente, come ha detto il mio collega, sicuramente gli altri hanno detto che sono più simpatico, voglio fare le cose più belle e tante altre fandonie, diciamo. Se mi volete votare, bene, se non mi volete votare, votatemi lo stesso, insomma, cioè, voglio dire, ne vale comunque la pena, poi vediamo, decidete voi, insomma, siate di cuore, dovete avere cuore. Sincero, schietto. Inciso, non conciso, esatto. È incisivo, era quello che volevo dire. Benissimo, allora fai una cosa, questo quarto casting di Torn.it, sì. Facci tu una tua chiusura per questo quarto casting, a te il microfono. Grazie, allora ragazzi e ragazze, vi comunico la chiusura di questo quarto casting e che Dio ce la mandi buona. Grazie a tutti.